siamo nel Podere Imbica con il proprietario Silvano. Ci troviamo in mezzo a questo campo collezione della biodiversità dell'olivo e dell'Emilia, in quanto già da tempo in questa azienda è stato possibile introdurre, reintrodurre tutto il germoplasma che è stato ritrovato nel corso di una lunga ricerca che è partita dal 2003 fino ad oggi, una lunga ricerca che ha permesso il censimento, la ricognizione di vecchie accessioni di olivi presenti sul territorio. Grazie appunto ad aziende appassionate, interessate, che hanno visto in questa nuova specie, nuova cultura, la possibilità anche di incrementare il paniere di prodotti che possono offrire ai clienti, abbiamo quindi adesso la possibilità di chiedere proprio al titolare dell'azienda come appunto si cimenta in questa nuova coltivazione. Intanto chiedo a Silvano quali sono le caratteristiche della sua azienda. Buongiorno a tutti, Podere Illica è un agriturismo che basa la sua offerta sull'ospitalità, dispone di una decina di stanze e sulla gastronomia. Quindi abbiamo deciso ormai 12 anni fa di aprire la nostra ex azienda agricola all'ospitalità verso clientela che potesse conoscere il territorio. Disponiamo come coltivazioni appunto focalizzate sulla coltura dell'olivo. Siamo arrivati ad avere 1000 piante ormai divise su 3 oliveti di diverse epoche di impianto di cui spiegheremo durante questa intervista. Abbiamo una parte a bosco, un allevamento di cavalli sportivi da salto ostacoli e poi gli animali da fattoria che sono il contorno di un normale agriturismo, anzi più che il contorno direi parte integrante della vita dell'agriturismo. Come anticipavo prima, nell'ambito della ricerca condotta insieme all'Università di Parma di Piacenza, insieme al CNR, abbiamo potuto quindi raccogliere questo enorme patrimonio di biodiversità olivicolo che altrimenti sarebbe andato perduto. Chiedo a Silvano come siete venuti a conoscenza di queste varietà e qual è stato lo spirito con cui vi siete approcciati per poter mettere a dimora questo patrimonio, direi quasi inestimabile. Allora, noi abbiamo approcciato le varietà autoctone dell'Emilia durante il mio periodo di studi, perché ho studiato all'Università Cattolica di Piacenza, quindi ho preso parte attivamente al progetto guidato dalla professoressa Ughini, e abbiamo deciso, di conseguenza ho deciso dopo, come imprenditore agricolo, di investire nella reintroduzione dell'olivo. Non le nascondo che mi piace moltissimo l'aspetto paesaggistico di un oliveto, mi piace il discorso della coltivazione integrata e biologica, mi piace il discorso dell'inerbimento e ho pensato che fosse adeguato alla nostra azienda agricola. Quindi l'ho conosciuto per motivi di studi e l'ho scelto per motivi professionali ormai da una quindicina d'anni. Benissimo. In questo bellissimo oliveto che vedo curato molto molto bene, quale varietà autoctone, in questa parte dell'oliveto sono presenti? Dunque, questo oliveto è di impianto 2005 e allora trovai le tre varietà autoctone di Diolo, Vernasca e Mulazzano. Le varietà autoctone prendono il nome della località dove sono state ritrovate le piante madri. Quindi questo oliveto, che conta di 450 esemplari, è stato impostato con varietà autoctone intercalate a varietà tradizionali come Leccino e Frantoio. Nell'andar del tempo, visto che sono stato recidivo e ho deciso di impiantare altri oliveti, sono arrivato nel 2016 a impiantare un nuovo oliveto, tutto impostato con varietà selezionate e propagate in seno al progetto BIOS, quindi 337 piante divise in 37 accessioni dell'Emilia Romagna.
E questo è un po' il fiore all'occhiello che io difendo con estremo orgoglio, perché è il futuro su cui studieremo la qualità dell'olio, come crescono le piante, quindi l'aspetto fenologico e anche poi di produzione in termini di qualità. Silvano, visto la tua diciamo passione a questo punto, anche la tua professione che si sta realizzando in questa azienda e soprattutto in questo liveto, quali pensi che siano gli abbinamenti più corretti, più giusti o che avete già sperimentato in azienda tra piatti tipici locali e oli extravergine delle varietà autoctone emiliane. Mi sento di segnalare due abbinamenti in particolare. Premetto che la miglior valorizzazione dell'olio extravergine ottenuto dalle varietà autoctone emiliano-romagnole qui coltivate è la nostra cucina agrituristica. Il mio cuoco apprezza enormemente la qualità dell'olio e abbiamo deciso di abbinarlo a un primo, il classico primo della cucina povera di Piacenza, che sono i pissarè faiseux, un piatto di gnocchetti tipo gnocchetti fatti a mano con i fagioli con l'occhio, vengono cotti, è un piatto che si serve al cucchiaio ma in realtà non è in brodo e noi lo chiudiamo con un giro d'olio extravergine che col caldo del piatto proprio lascia andare gli aromi dell'olio e veramente ha sempre riscosso estremo successo. Poi abbiamo deciso di utilizzare l'olio nell'abbinamento ai dolci. Particolarmente significativo è il risultato della torta tradizionale di Castello Arquato, che è la torta alle mandorle, in cui abbiamo sostituito la parte di burro con l'olio extravergine e anche qui il risultato è veramente significativo, anzi invito a venirla ad assaggiare. Quali sono i consumatori, qual è la tipologia di cliente che avete qui nell'agriturismo e come proponete i vostri prodotti e in particolare come proponete l'olio extravergine d'oliva prodotto da queste varietà autoctone? Appunto, come diceva, lo proponiamo direttamente in vendita diretta agli ospiti dell'agriturismo, che nel corso degli anni sono diventati anche affezionati clienti proprio del nostro olio. Quindi una parte viene usata direttamente nella cucina dell'agriturismo e quindi valorizzata tramite i piatti da noi proposti e dall'altra viene invece venduto a chi ci fa visita. La nostra clientela è principalmente non italiana, quindi origine Olanda, Francia, UK e Germania. Come sapete, sono tutti territori che apprezzano i prodotti mediterranei e soprattutto derivanti direttamente da produttori e non da catene di grande distribuzione. La certificazione biologica che abbiamo appena concluso, quindi abbiamo finito il periodo di conversione e dalla campagna 2020-21 siamo certificati biologici, aiuta a conquistare anche fette di clientela italiana che è particolarmente attenta alla qualità della produzione in termini di rispetto dei protocolli di produzione. Secondo la vostra esperienza, secondo quanto appunto avete potuto verificare nel corso degli anni di attività dell'agriturismo, quanto incide il legame del territorio con la valorizzazione dell'olio delle varietà autoctone? Il territorio è importantissimo, la filosofia di Podere Illica è sempre stata dall'inizio dell'attività dell'agriturismo quella di promuovere il territorio in seno a cui è nata e si è sviluppata l'attività. Siamo in una vallata, la Val d'Arda, il confine fra le province di Piacenza e Parma, orgogliosamente piacentini, ma proprio in una terra di confine. E a partire dall'accoglienza dell'ospite, tutto lo staff, si impegna a promuovere le bellezze del territorio in termini architettonici, paesaggistici, ricordo i parchi geologici che sono qui presenti, e anche di prodotti tipici. Ovviamente il territorio è vocazionalmente, orientato verso la produzione viticola e di vino, la chicca della produzione d'olio, quindi la reintroduzione degli olivi, che
che erano una cultura precedentemente esistente ma poi abbandonata, devo dire che ha riscosso particolare successo in termini di apprezzamento della nostra utenza, quindi parliamo sempre di utenti che scelgono un territorio marginale non conosciuto per trascorrere dal weekend all'intera settimana di vacanza. L'esperienza degli olivi nasce proprio partendo da una passeggiata nell'oliveto, dove noi siamo qua ora, che tutti gli ospiti fanno, chi viene a correre la mattina presto e chi fa una passeggiata al tramonto, e si conclude a tavola assaggiando il nostro olio proposto nei piatti dell'agriturismo. Molto bene. Chiedo adesso a Silvano, quanto è importante la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità olivicola in generale? Secondo la mia filosofia è una priorità, quindi è estremamente importante. Il mio percorso professionale da olivicoltore lo dimostra. Quando ho potuto impiantare il primo oliveto, ho optato per le varietà autoctone allora disponibili e nel corso di una decina d'anni sono arrivato a impiantare un oliveto 100% Baia Emilia Romagna, quindi con tutte le varietà autoctone selezionate, riprodotte, proprio per un discorso di tutela e salvaguardia della biodiversità. Dal mio punto di vista l'aspetto produttivo è secondario rispetto a un valore etico e scientifico di tutela della biodiversità, e devo dire che fin qui sono molto soddisfatto della scelta. Come agriturismo siete collegati o associati a rete di altri di canali di promozione e valorizzazione del territorio? Avete qualche esperienza che potete in qualche modo comunicarci? Come agriturismo facciamo parte della rete Campagna Amica di Coldiretti e soprattutto anche del canale di agriturismo Piacentini, che nacque ormai una decina di anni fa, particolarmente focalizzato alla promozione di ricette tipiche del territorio. Anzi, colgo l'occasione per ricordare che proprio riguardo all'olivo, a fine gennaio, primi di febbraio del 2020, abbiamo organizzato un incontro con una decina di food blogger di diverse provenienze dall'Italia, proprio per dimostrare l'utilizzo in cucina dell'olio extravergine derivante dalle varietà autoctone dell'Emilia Romagna. E anche qui l'esperienza ha riscosso particolare successo, e mi auguro che finito questo periodo difficile possano tornare a trovarci tante persone. Ce l'auguriamo tutti, grazie.